Ciao ragazzi, sono Grax, bentornati nell'ottavo episodio della Road to Level 10 Worlds. Ed eccoci qua nel mio villaggio. Prima di dirvi le news di questa settimana, vi voglio rubare 5 secondi dicendovi che vi ringrazio per aver raggiunto i 700 iscritti, anzi li abbiamo superati, in questo momento siamo sopra i 705 iscritti, spero di aumentare sempre di più, speriamo anzi sia io che Megaz. Altra cosa è che dopo 4 ore avevamo già raggiunto i 50 like sotto l'episodio numero 7 della Road to Level 10 Worlds, lo scorso episodio. Questa settimana ragazzi la sfida è diversa, è aumentata sicuramente anche perché siamo aumentati di numero. Vi chiedo 70 like per il prossimo episodio, ma inoltre vi chiedo di raggiungere questa cifra entro mezzanotte. Sicuramente farò uscire il video qualche ora prima rispetto al solito, infatti di solito lo metto verso le 2. Questa volta lo farò uscire a mezzogiorno proprio per fare questa sfida. Voglio 70 like entro mezzanotte e domenica vi pubblicherò un video speciale che non vi spoilerò ora assolutamente, ma ci sarà domenica alle 2. Quindi ragazzi, mi raccomando, lasciate tantissimi like sotto questo video, fate iscrivere i vostri genitori a YouTube, i vostri amici, vostra nonna, vostra zia, tutti quelli che vi pare, ma lasciate tantissimi like, ho bisogno del vostro sostegno. Altra cosa fondamentale, ragazzi, mi raccomando, commentate dandoci dei consigli, tanto come state vedendo rispondo praticamente a tutti, mi piace avere un dibattito con voi. Però ora, bando alle ciance, passiamo alle news del mio villaggio. Per quanto riguarda le strutture, sto aumentando il Volano a livello 3, mancano 14 ore, domani probabilmente lo starterò a livello 4. La fabbrica di incantesimi oscuri è un upgrade dal livello 1 a livello 2, infatti sbloccherò la pozione del terremoto. Volevo portarmi la pozione del veleno per questo attacco, per questo ottavo episodio della Road, ma non posso perché la Supercell ancora non ha fatto questa modifica alle fabbriche di incantesimi. I draghi sono in upgrade nel laboratorio a livello 4, mancano 5 giorni e 20 ore e ho disponibili questa volta entrambi gli eroi, quindi questo attacco sarà favoloso. Se ci fate caso però ho già l'elisir per uppare la regina a livello 18, infatti serve 90.000 di elisir nero e io ne ho quasi 95.000. Non la porto a livello 18 perché voglio fare la guerra questo fine settimana utilizzando entrambi gli eroi e quindi non essere svantaggiato rispetto ai miei avversari. Ok ragazzi, le news più o meno ve le ho dette tutte. Ah, mi dimenticavo, andiamo a vedere il mura. Questa settimana ne ho fatte 10 perché mi sono rubato un po' di risorse per fare appunto le strutture che avete visto prima, però comunque 10 è un buon numero. Con l'episodio di oggi andremo infatti a 12 e raggiungeremo le 207. Abbiamo superato le 200 mura, ne mancano 45, dopo questo episodio ne mancheranno 43. Quindi saranno 3 episodi sicuramente ragazzi. Le risorse ci siamo a 2.950.000. Le truppe ci sono, andiamo a cercare una partita. Ci troviamo appena trovo il villaggio.
Guardate ragazzi, l'arco della vittoria. Sì cazzo, sì, ci va a prendere 20.000 di oro questo bellissimo arco. Secondi per distruggerlo. Vai arco cazzo. Non lo so se lo riesce a distruggere, però speriamo. Arco a livello 6 versus miniera d'oro livello 11. Vai arco. Ale, grandissimo, fenomenale l'arco. Muore così dal cannone, peccato. E finisce l'attacco, 276.000, 285.000 e 1.200 di nero. Questa volta ragazzi i reali hanno fatto la differenza, perché sicuramente solo con archi e barbari non ce l'avremo fatta. Allora richiediamo le truppe. Intanto ecco che arrivano le truppe dai nostri compagni di clan. Perfetto ragazzi, abbiamo le risorse necessarie per fare altre due mura. Andremo a fare due pezzi qua in alto, questi qua a zigzag. Iniziamo dall'elisir, 3 milioni e oro 3 milioni, perfetto, siamo appunto a 200.